Francesca Scollo, tredicesima stagione con la casacca dell'Aragona, allenatrice da 6 anni. Sì. In questa prima partita contro l'APA Normus, primo e terzo set abbastanza bene, secondo un po' regalato secondo me, nel quarto il quarto è stato quello più intenso, quello più combattuto, e alla fine avete ceduto un po', probabilmente perché siamo solo alla prima giornata, e alla fine nel quinto avete decisamente preso 3 punti. Diciamo che la cosa che su cui bisogna lavorare molto sono i meccanismi. Noi siamo una squadra abbastanza rivoluzionata quest'anno, perché il nostro libero è nuovo, non l'ha mai fatto il libero, c'è l'entrata di questa ragazza molto forte che viene da Castelvetrano, Gabriella Priulla, e quindi sono cambiati molti meccanismi. Ecco, io penso che dobbiamo lavorare tanto su questo, sui meccanismi di gioco. Bene la Cusumano, bene tutte e due le centrali, spesso hanno risolto nei momenti topici alcuni punti. Ma bene anche tutte le altre. Sì, molto bene Francesca, da ormai la quarta partita che gioca davvero a grandi livelli, e sono molto contenta per lei. Comunque sì, hanno giocato tutte, diciamo, abbastanza bene, perché non era assolutamente facile vincere contro Panormos. Quando ci vorrà di tempo per vedere al meglio tutti i meccanismi di questa squadra? Ma non ci vorrà molto tempo. Ci vuole l'allenamento e ci vogliono le partite. Noi purtroppo, avendo la maggior parte delle partite a Palermo, non riusciamo mai a fare gli amichevoli e quindi a provare la squadra in certe situazioni, però sicuramente per il lavoro e la voglia che mettono le ragazze ce la faremo in brevissimo tempo. Hai già un'idea del valore di questo girone? Sì, è sicuramente un girone di buon livello, ci sono 5-6 squadre che giocano davvero bene e non sarà assolutamente facile, ma ce la metteremo tutta, come si dice. Grazie. Grazie a voi.